Andiamo a parlare di politica oggi con la consigliera regionale dell'Emilia-Romagna del Movimento 5 Stelle, Raffaella Senso, e bentornata. Grazie, tanto buongiorno. Grazie. Grazie perché, dico subito, poi lei dirà, io sono qui, non sempre il Movimento 5 Stelle accetta i miei inviti, perché qualcuno ha sempre un po' paura di parlare in televisione, lei ha paura di parlare. No, sono così odioso, ho pochi capelli. Probabilmente è una questione di caratteriale, insomma, io mi lancio. Senti, a proposito di televisione di stampa, parto di lì, che è un po' la scusa per cui l'ho invitata. Nelle settimane scorse c'è stato un botta e risposta col direttore del Corriere Romagna. Sì. Cosa ne pensa lei della stampa? Guardi, la stampa, che se ne dica, è sacrosanta e soprattutto deve essere libera di lavorare. Tutto nasce da un post che ho fatto io su Facebook. Diciamo che il botta e risposta è stato abbastanza veloce, però poi insomma si è concluso in maniera cordiale. Ovviamente ognuno esprime le proprie opinioni. Il problema sulla libertà di stampa effettivamente in Italia esiste, lo dicono anche le classifiche che escono tutti gli anni, quindi non ci siamo inventati nulla. Secondo noi, quelli che ad oggi sono i contributi all'editoria, che ad oggi non hanno agevolato ad esempio le assunzioni dei giornalisti, il discorso del precariato, dei giornalisti sottopagati, insomma è cronaca, tanto per rimanere insomma con la terminologia in tema. Questi tipi di contributi dati fino ad oggi agli editori, secondo noi, devono essere spostati sulla domanda. A quel punto l'offerta di informazione va da sé. Se noi incentiviamo i cittadini ad usufruire dei servizi informativi, che siano cartacei, ma che poi ad oggi ci si sposta anche soprattutto sul digitale, certo. Sicuramente poi l'offerta informativa andrà da sé, quindi spostare l'eventuale contributo sulla domanda più che sull'offerta, perché se si continua a finanziare la stampa si corre sempre il rischio, o meglio l'editore, si corre sempre il rischio che poi l'editore, nel momento in cui debba essere un po' critico nei confronti della forza politica che in quel momento lo sta finanziando, magari ci pensa due volte. Io un paio d'anni fa avevo tirato fuori l'argomento sulla APT, ad esempio, sì. Sui fondi usati da APT per finanziare dei servizi al telegiornale. Il telegiornale deve fare informazione, poi la promozione è un'altra cosa e ben venga. Così, stesso discorso vale per l'editore, quindi nel momento in cui si cerca di sollecitare il mercato, poi l'editoria va da sé che secondo noi continuerà nel proprio le sviluppo. Le dico questa cosa che a me personalmente ha fatto molto piacere ed è successo pochi giorni fa al SIGEP. Uscendo dal parcheggio riservato alla stampa viene chiesto il tesserino o l'accredito all'ingresso della grande fiera di Rimini, una delle fiere straordinarie tra l'altro. Quando ho presentato il tesserino, il parcheggiatore, gentilissimo, ha detto vada, poi ha fatto un momento di pausa e ha detto però raccontate la verità, non si può raccontare sempre queste bugie. E io, che ho detto la verità, ho detto guardi, io sono un povero giornalista di provincia, di una testata territoriale, quindi sì, lavoro sì. Per le testate regionali, certo. O addirittura locali, quindi sono... Meno male che ci siete voi, ha detto. Adesso sì. Non mi ricordo esattamente le parole, però ha elogiato il lavoro del territorio, perché sì. Voi raccontate la verità e mi ha fatto i complimenti. Allora, almeno se i giornali nazionali, che siano Libero, il Giornale o Repubblica, quello che secondo voi è troppo schierato, c'è cioè un editore troppo forte, aiutiamo il Corriere Romagna, che è una cooperativa, aiutiamo DTV, che è una piccola azienda del territorio. Assolutamente, assolutamente. C'è infatti, differenza, la critica, me. Ad esempio, che abbiamo fatto noi sulla legge regionale, che stanziava fondi poi per l'editoria regionale, era legata al fatto che comunque... così come era stata scritta, secondo noi non aiuta ad esempio la stabilizzazione di nuovi giornalisti, di giornalisti oppure l'assunzione di nuovi giornalisti. E purtroppo i dati che ci stanno arrivando pare ci diano ragione su questo fronte. Comunque stiamo aspettando i dati definitivi, quindi non voglio dare un giudizio netto. Però per ora pare che quello che avevamo chiesto noi, cioè soprattutto che ci si concentrasse sull'aspetto dei contratti dei giornalisti, non stia avvenendo. L'editoria locale, la stampa locale, l'informazione locale e regionale hanno sicuramente il merito di raccontare più da vicino i fatti, di ospitare anche magari dei consiglieri regionali che non vengono quasi mai invitati alle TV nazionali. Il discorso della
dello schieramento, non è tanto la linea editoriale, è normale che ci sia una linea editoriale e ben venga la pluralità di visione e di informazione, che ci siano opinioni diverse su uno stesso tema, non è questo che noi mettiamo in discussione, ma è il fatto che poi da una linea editoriale, diciamo così, il confine tra una linea editoriale e una mistificazione poi della realtà o tra l'esprimere la propria opinione e, diciamo, passare un po' oltre, purtroppo il confine è molto labile. Questo non deve succedere, l'informazione deve essere chiaramente di parte nel momento in cui si parla di politica, cioè si può essere più o meno d'accordo sulle linee che un governo prende, che un'amministrazione prende, però non deve ovviamente distorcere quella che è la realtà. Parliamo del Movimento 5 Stelle, come state? Bene, grazie. Stiamo al governo. State al governo, ma ve l'aspettavate un governo così già duraturo, forte, che fa le cose, poi possiamo discutere come vengono fatte, se sono hanno le coperture, se era quello che il cittadino voleva, però con la Lega. Allora, sicuramente... Poi alla Lega posso fare la stessa domanda, però con certo, 5 Stelle. Sicuramente la situazione ottimale sarebbe stata... il Movimento 5 Stelle al governo da solo. Purtroppo la legge elettorale che era stata fatta poco tempo prima delle elezioni, l'avevamo già denunciato, era una legge che avrebbe creato la situazione che poi si è verificata post elezioni. Probabilmente quando è stata fatta la legge i sondaggi erano un pochino diversi, quindi probabilmente l'intento era quello in realtà di estromettere soprattutto il Movimento 5 Stelle dal governo, dalla possibilità di andare a governare. Poi questo non si è verificato, ci si è trovati davanti all'esigenza di prendersi la responsabilità comunque dell'elevata percentuale di voti che avevamo ricevuto. Con la Lega, per ora, che se ne dica, insomma, è naturale avere anche con la Lega alcune divergenze, perché altrimenti non saremmo due forze politiche diverse, saremmo la stessa forza politica, non lo siamo, però finora tutti questi litigi, questo governo che pare debba cadere da un minuto all'altro tutti i giorni, non c'è, si parla, si discute, poi si cerca di trovare una soluzione che possa comunque far continuare il governo di questo Paese. Abbiamo bisogno di un governo stabile, abbiamo bisogno che si prendano delle decisioni in controtendenza rispetto a quello che è stato fatto negli anni passati, perché sia le elezioni ma sia l'andamento del Paese hanno dimostrato che le scelte fatte in precedenza non erano quelle corrette. Poi vedremo, insomma, io mi auguro e credo che la direzione intrapresa sia quella giusta, poi naturalmente sono pochi mesi, abbiamo fatto una legge di bilancio, il giudizio ovviamente lo si darà più avanti. In Regione? In Regione siamo al rush finale, mancano pochi mesi. Siete all'ultimo periodo, l'ultimo anno. Mancano pochi mesi, anche qui ci prepariamo, insomma, ci auguriamo di avere, come sto dicendo già in diverse occasioni, l'onore e l'onere di governare anche questa regione. Lei è stata, e lo è attualmente, molto combattiva nei confronti del governo Bonaccini, però un governo che sta sul territorio, sta cercando di muovere risorse, energie. È indubbio che la mossa sulla sanità è gradita dal cittadino, che si è vista allontanare il super ticket, diminuire un po' le spese sanitarie. La prima regione Guardi, che fa una mossa così ha citato... Come si fa a dire ha fatto male? Ha fatto bene. Ha fatto bene, sì, è chiaro. Il super ticket viene da una nostra risoluzione proposta da me, a costo insomma di peccare di presunzione, però mi voglio prendere questa soddisfazione. 2 anni fa era stata discussa in assemblea legislativa una risoluzione proprio che chiedeva l'abolizione dei super ticket, ce l'hanno sempre rimandata, poi guarda caso, insomma, proprio quest'anno è stata fatta questa abolizione, proprio domani abbiamo un'informativa dell'assessorato sull'andamento dell'applicazione di questa disposizione. Io personalmente mi sono presa il merito, ma in realtà il merito è del Movimento 5 Stelle, perché insomma era una battaglia che si portava avanti, poi nello specifico l'ho discussa io, ma se l'avesse discussa qualsiasi altro mio collega. Quindi un partito democratico, un Bonaccini che almeno ascolta. Oddio, sono sincera, è stata la prima e l'unica volta, l'ho detto anche all'assessore Venturi in commissione, ho detto assessore guardi, è la prima volta che viene applicata una risoluzione del Movimento 5 Stelle approvata in assemblea, insomma
approvate sono state proprio, si contano penso sulle dita di una mano, poi addirittura applicata, credo che solo i sondaggi così negativi che hanno il Partito Democratico in questo momento potevano far succedere questo miracolo. Allora dico altre due cose della giunta Bonazzini, le dico che la regione va bene dal punto di vista economico, straordinariamente bene, poi le do un'altra indicazione, e va bene, straordinariamente bene, anche dal punto di vista turistico. Il capogruppo della Lega, non più tardi di un mese fa, non era in questo studio ma in un'intervista, mi ha detto: pensi se eravamo noi al governo quanto andava ancora meglio. Lei cosa guardi dice? Io faccio un'altra riflessione. Io sono riminese, insomma, quindi un pochino di turismo. Non dico di essere un'esperta, però insomma ci sono nata in mezzo al turismo. Si parla sempre di numeri, parlando di arrivi, partenze, presenze. Io vorrei spostare un attimo il focus. Ok, gli arrivi, certo, sono importanti. Ok, le presenze. Ma quanta ricchezza portano sul territorio i turisti presenti? Purtroppo c'è stata una decrescita dal punto di vista economico sul territorio per la tipologia di turismo. Dobbiamo riqualificare l'offerta turistica. Abbiamo un territorio, un litorale, ad esempio nel Ferrarese, che andrebbe tirato su dal punto di vista turistico, dal punto di vista dell'offerta balneare. La stessa Rimini purtroppo sta vivendo un momento di decadenza da questo punto. Abbiamo delle zone di Rimini che sono completamente da riqualificare. Anche qui all'assessore Corsini ho fatto l'appunto in merito alla legge che è appena stata approvata, che andrà a stanziare con un unico bando delle risorse per la riqualificazione delle città che si trovano sul litorale. Ho detto ben vengano questi soldi, ma che servano a far risollevare quelle zone che ad esempio ad oggi si trovano in una situazione di degrado, perché purtroppo anche le statistiche sulla criminalità per quanto riguarda la nostra costa non ci danno in una situazione proprio eccellente, anzi purtroppo siamo sempre i primi in classifica, tra i primi in classifica tutti gli anni. Quindi se queste risorse servono sia per questi territori, e comunque abbiamo anche tutta una zona montana, paesaggistica, enogastronomica da incentivare, ben vengano, purché sia un turismo di qualità. Il turismo mordi e fuggi, o il turismo dove le persone vengono perché si spende poco, i prezzi sono stracciati, è un turismo miope. Sull'economia? Sull'economia... Mi risponde come Alan Fabri della Lega, che dice potrebbe andare ancora meglio. Questa regione è un traino, esatto. Un po' supera la Lombardia. Se va avanti. Negare che l'Emilia-Romagna comunque sia una delle regioni trainanti in Italia sarebbe una falsità. Purtroppo anche in questa regione abbiamo vissuto e stiamo vivendo delle crisi di grandi aziende. Purtroppo abbiamo anche in Emilia-Romagna degli indici di povertà che negli anni sono aumentati, tant'è che la regione Emilia-Romagna ha stanziato anche il RES regionale, poi l'hanno agganciato al REI, insomma anche lì criticano tanto il reddito di cittadinanza, poi però anche a livello regionale l'hanno cercato di emulare. Certo, un reddito di inclusione. Sì. Collegandolo però da quello che è un reinserimento lavorativo, perché si parla sempre del reddito di cittadinanza come misura di assistenzialismo, in realtà quello è un tampone per cercare di non far morire di fame le persone, mentre si cerca di formarle e reinserirle nell'ambito lavorativo. Ci sarà tutto uno sviluppo delle professioni nei prossimi anni che andrà a cambiare l'assetto della società. Su questo noi abbiamo fatto uno studio a livello nazionale col professor De Masi, molto importante, quindi è giusto anche ed è corretto che le persone si vadano comunque a formare per avere delle nuove possibilità. La società cambia, il mondo cambia, non dobbiamo fossilizzarci sulle vecchie professioni, alcune è giusto che rimangano, ad esempio tutto il settore artigianale, tutto il settore che ci dà importanza anche a livello internazionale per quanto riguarda la qualità, però è anche giusto che poi le persone si formino verso.
sul futuro e verso le nuove professioni. Un ragionamento importante che voglio fare prima di andare alle conclusioni riguarda le infrastrutture. Senza andare alle grandi opere, al ministro Toninelli, alle sue idee, che possa essere TAV, traforo, ponte di Genova, eccetera. Andiamo in Emilia-Romagna, il caso delle 45 e del viadotto sequestrato all'ingresso in Toscana, ma anche i ragionamenti sul passante di Bologna, sulla bretella di Imola. Il pensiero dei 5 Stelle nel rifare un'Italia anche a livello infrastrutturale, che poi muove l'economia e muove il turismo, quindi teoricamente tutto collegato, è di investire o di frenare? Qual è il vostro ragionamento, quello che poi porterete anche, immagino, in campagna elettorale a fine anno? Certo, guardi, il Ferrul che collega poi tutti i ragionamenti sulle grandi opere è no alle grandi opere inutili. Quello che deve essere chiaro, ad esempio, faccio l'esempio della E45, qui il problema ad oggi esiste, purtroppo c'è una zona che rischia di entrare in crisi. Questa mattina proprio al TG regionale ho visto un servizio dove si intervistavano i ristoratori che sono su quel tratto. È innegabile però che il problema, purtroppo questo problema se lo trasciniamo dal passato, dalle mancate manutenzioni che sono state fatte negli anni, così come c'è la strada alternativa che risulta chiusa da parecchio tempo. Quindi questo è purtroppo quello che ci trasciniamo dalla mala gestione del passato e che stiamo cercando di tamponare con provvedimenti più veloci possibili. Vedi, a Genova insomma si sta cercando di andare in tempi molto celeri. Il discorso è no alle opere inutili. Torno sul Riminese, ad esempio il TRC, più di 100 milioni di euro spesi per un tragitto di una decina di chilometri, ancora dal 96, ancora non è partito e forse non partirà nemmeno nel 2019, probabilmente quei 100 milioni di euro spesi in 20 anni si potevano utilizzare in maniera diversa. Magari si poteva pensare a una tratta della ferrovia parallela all'autostrada e magari utilizzare quella esistente per il trasporto locale. La butto lì, insomma, non dico che fosse quella la soluzione, però sicuramente con quei soldi in 20 anni si potevano trovare altre soluzioni, magari già operative. Ad oggi abbiamo una lunga pista da bowling, lunga 9 chilometri. Però ci sono opere che, come si fa a dire grande, piccola, utile o non utile? Il passante di Bologna o il trasferimento veloce dalla stazione all'aeroporto, che è stato tanto contestato, se veramente in 7 minuti si va alla stazione all'aeroporto, cambia la vita dei bolognesi e di tutti i viaggiatori, anche di chi usufruisce praticamente. Sì, certo, riguardo il trasporto ad esempio su gomma, noi siamo sempre abbastanza critici perché riteniamo che anziché incentivare ancora il trasporto su gomma con nuove strade sarebbe meglio risollevare la rete ferroviaria, che negli anni purtroppo è stata abbastanza abbandonata. Oltretutto anche recentemente ci sono dei problemi perché soprattutto i pendolari si sono visti aumentare gli abbonamenti e ridurre gli orari dei treni, quindi capisce che per noi la strada è diversa da quella dell'asfalto, per una questione di sostenibilità, per una questione anche di inquinamento. Purtroppo siamo una delle regioni più inquinate d'Italia, il bacino padano sta soffocando, l'abbiamo denunciato più e più volte, quindi è inutile parlare di tutela della salute, di ecologia e di ambiente se poi dal punto di vista anche dei trasporti non attuiamo quelle politiche che vanno a preservare tutto quanto. Quindi sviluppiamo queste reti ferroviarie. Io me lo auguro. Il turista che arriva dall'estero a Bologna, poi da Bologna a Rimini ci mette. Esatto. Dall'aeroporto di Bologna. Purtroppo la rete ferroviaria ancora in Emilia-Romagna ti costringe a prendere l'auto, perché se poi i tempi si dilazionano, i costi sono elevati, poi naturalmente punto di vista c'è tutto un discorso da intavolare col governo. Si ricandida, mancano ancora 9-10 mesi, ma si ricandida a consigliere regionale o a presidente? Guardi, da noi il meccanismo funziona come per tutte le tornate elettorali. Ci sarà prima ovviamente una votazione interna per capire quali saranno i candidati alle prossime regionali. Io personalmente mi riproporrò, insomma spero di poter portare avanti per altri 5 anni in regione le battaglie che ho sostenuto in questa, magari
magari essendo in maggioranza, se avremo appunto la possibilità di governare anche qui, magari qualche risultato, qualche proposta fatta in questi 5 anni verrà attuata. Poi vedremo, insomma, saranno gli iscritti al movimento a scegliere quali saranno i loro candidati. Anche per il la candidato tornata. Presidente lo scelgono? Sì. Ma lei sì, si può candidare anche come presidente? Vedremo, ancora le regole non sono uscite, nel senso che poi normalmente si scelgono prima i candidati consiglieri e poi ci sono delle regole anche per scegliere il candidato presidente e chi può essere papabile come candidato presidente. Staremo a vedere. Insomma, però io mi auguro che sia una persona comunque preparata che porti avanti gli ideali del movimento al meglio, insomma, e come, chiunque sarà. Come 5 Stelle vi riproponete da soli, senza coalizioni legate, liste civiche o senza accordi con la Lega? Sì. La Lega sì, va sì. Per conto suo in regione. La Lega va per conto suo, ma anche il discorso del governo a Roma, si parla di alleanza, tutti parlano di alleanza per semplificare, in realtà il corso è stato diverso, comunque anche le politiche abbiamo concorso da soli, la Lega era alleata col centrodestra. Poi ci si è messi a tavolino, si è stilato un contratto di governo con dei punti ben precisi e si è lavorati su quelli. È un po' diverso dal dire ci si allea. Diciamo che c'è un accordo di programma, un contratto. Esatto. Un'ultima cosa, sul territorio ci saranno le elezioni prima delle regionali amministrative europee. Anche qui state scegliendo i vostri candidati? Sì, sul territorio stanno lavorando. Che sono dei comuni importanti. Certo, sul territorio comunque stanno lavorando, anche lì i gruppi locali, in piena autonomia, quindi insomma a breve penso che avremo anche le liste. Il deputato, il consigliere regionale non ha voce in capitolo nel consiglio, ai comitati, ai meetup? No. No, assolutamente, noi funzioniamo in maniera diversa dai classici partiti, è giusto. Noi aiutiamo in tutti i modi i territori, anche ieri ero con il senatore Croatti, ad esempio a San Giovanni Marignano, al gazebo, in piazza, come abbiamo sempre fatto da quando è nato il movimento. L'aiuto lo diamo, il sostegno lo diamo, però piena autonomia dal punto di vista locale nella scelta delle persone. Esatto. Grazie a Raffaella Sensoli per essere stata con noi a Restart oggi a parlare di regione, a parlare di politica e di futuro del nostro territorio. Buona serata.